provato anche a, sì. Lei l'ha provato ad urlare, vero? Sì, sì, lo, veramente l'ho fischiato, però essendo il puma in moto non ha sentito. Se ne è accorto quando purtroppo era già troppo. Se ne è accorto quando il puma è passato sopra e si è fatto un po' di oblio. Quindi andava in marcia in avanti, non a retromarcia? Sì, sì, no, no, avanti, quale retromarcia? E stava partendo, stava andando, quindi fatela fermare, erano scesi tutti. La ragazza dall'ultima. D'altra parte l'autista ha guardato nello specchio interno, nello specchio retrovisore, sì, non ha visto più nessuno dentro, stava chiudendo le porte per partire, alla fine così è la prassi. Poi non se ne è accorto che la ragazza era andata giù, perché aveva avuto l'urto della porta, è caduto a terra e poi si è stato sopra con le ruote. Una tragedia per tutti. Io vi dico la verità, sono rimasto scossissimo proprio perché l'ho visto morire. L'ultimo strepito che poi ci ho messo, ho chiamato i carabinieri, anzi prima l'ambulanza, poi abbiamo chiamato le forze dell'ordine. Io facendo volontariato mi sono accorto subito che la ragazza era morta, quindi ho preso un lenzuolo da una macchina di un collega e ce l'ho messo addosso. Poi sono venuto l'ambulanza e hanno fatto il resto. Scosso anche il suo collega, naturalmente, a pochi mesi dalla pensione, Scosso il collega perché è una tragedia che questo se la porta fin quando resta in vita, perché io già diciamo da pure io, sono ancora scosso perché a vedere una ragazza morire così indiscriminato. Però alla fine non dobbiamo neanche incolpare l'autista, perché l'autista sicuramente non lo voleva fare, è stata una disgrazia. Dopo scrivete come volete scrivere, però alla fine a me mi hanno fatto passare come un criminale per abbandono di minori, lesione grave. Capo, i ragazzi non ci hanno fatto niente dopo il mondo. Capite come ciò? Vi dico di tenere un po' la mano cauta, perché su queste cose ci navigano tutti, vogliono fare notizie e via di sé. Alla fine, vi ripeto, è stata una fatalità o una diciamo pure disgrazia non voluta. Sicuramente l'autista dallo specchietto vedeva il pullman vuoto, mai avrebbe potuto immaginare, sì, che la ragazza Noi nei pullman abbiamo i specchietti retrovisori all'interno della vettura. Lui ha visto la vettura che era vuota, si stava avviando. Nell'avviarsi si chiudeva la porta. E la ragazza, secondo me, o stava al telefono, che voglio dire, però eravamo un po' distratti e ha preso con la spalla vicino alla porta, poi è andato a terra, l'autista non se ne è accorto proprio. Io l'ho anche fischiato all'autista per farlo fermare, però alla fine già la ragazza già era sotto. Quando è uscita dal dietro del pullman era già troppo tardi, ha fatto l'ultimo strepito. Mettete autista CSTP e basta. Se volete mettere le iniziali, mettete le iniziali, però alla fine. Come sono le iniziali? MD. Aspetta, mi stai. Grazie.